Eder. Mech. Pallister. Oggi torniamo su un caso che abbiamo seguito molto da vicino l'anno scorso. Un caso particolarmente complesso e inquietante che ha scosso la comunità di Modena e non solo. Il caso di Alice Neri. Questa vicenda, che si è sviluppata in diversi atti giudiziari, ha catturato l'attenzione pubblica per la sua drammaticità e per i molteplici elementi ancora avvolti nel mistero. Alice Neri, una giovane madre di 32 anni originaria di Ravarino, è stata tragicamente trovata carbonizzata nelle campagne di Fossa di Concordia il 18 novembre 2022. Questo orribile ritrovamento ha segnato l'inizio di un'inchiesta complessa e articolata che ha portato alla ribalta molte domande senza risposta e un unico imputato. Mohamed Gaoul, un trentenne di origine tunisina. Oggi, 1 ottobre, si terrà una nuova udienza presso il Tribunale di Modena. Un appuntamento cruciale nel processo che potrebbe aiutare a far luce su diverse zone d'ombra del caso. In aula sono chiamati a testimoniare due carabinieri del reparto operativo che hanno avuto un ruolo fondamentale nelle indagini. Il primo carabiniere dovrà fornire dettagli cruciali sulla ricostruzione della notte in cui Alice Neri è stata assassinata. La sua testimonianza è particolarmente importante per delineare le ultime ore della vita della vittima e per chiarire i movimenti e le interazioni che potrebbero aver portato alla sua tragica morte. Le sue parole potrebbero aiutare a creare un quadro più chiaro di quella notte fatidica, sebbene molti aspetti rimangano ancora da chiarire. Il secondo carabiniere dovrà invece focalizzare la sua testimonianza sulla fuga all'estero di Mohamed Gaoul. La fuga dell'imputato ha sollevato molte domande nel corso delle indagini, soprattutto riguardo alle sue motivazioni e ai mezzi che ha utilizzato per tentare di sottrarsi alla giustizia. La testimonianza cercherà di gettare luce sui movimenti di Gaoul e sui possibili complici che potrebbero averlo aiutato nella sua fuga. Mohamed Gaoul rimane l'unico sospettato per l'omicidio di Alice Neri, e il processo contro di lui è seguito con grande interesse da parte del pubblico e dei media. La sua posizione è resa ancora più complessa dalla sua fuga, che ha alimentato ulteriori speculazioni sulla sua colpevolezza. Il caso di Alice Neri è emblematico di come la giustizia possa essere un percorso lungo e tortuoso, spesso costellato di ostacoli e incertezze. Tuttavia, il lavoro delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario è fondamentale per cercare di portare alla luce la verità e garantire giustizia alla vittima e ai suoi cari. Mentre il processo continua, rimane alta l'attenzione su questo caso, con la speranza che ogni nuova udienza possa avvicinare di un passo la verità. Noi continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa storia, aggiornandovi con tutte le novità e analizzando i dettagli che emergono durante il processo. Grazie per averci seguito in questo episodio dedicato al caso di Alice Neri. Restate con noi per ulteriori approfondimenti e analisi sui casi di cronaca più rilevanti. Oggi ci addentriamo anche in una storia che ha sconvolto l'Italia e ha sollevato molte domande sulla natura umana e la capacità di nascondere segreti oscuri. Il caso di Chiara Petrolini, la giovane di Traversetolo, accusata di un crimine che ha lasciato tutti senza parole. La vicenda ha avuto inizio con la scoperta scioccante di due neonati morti e sepolti nel giardino della villetta di Chiara. Questa scoperta ha portato all'arresto della giovane, accusata di omicidio e soppressione di cadavere. Tuttavia, le circostanze che circondano il caso sono particolarmente complesse e meritano un esame attento. La Procura di Parma, guidata dal procuratore capo Alfonso Davino, ha deciso di presentare appello contro l'ordinanza del GIP che ha disposto gli arresti domiciliari per Chiara Petrolini. La procura sostiene che tali misure cautelari non siano sufficienti, richiedendo piuttosto la custodia cautelare in carcere. Questo è un punto cruciale per comprendere la gravità percepita del caso. Il GIP aveva inizialmente respinto la richiesta della procura, classificando il crimine come occultamento di cadavere anziché soppressione, un reato considerato meno grave. Tuttavia, la procura insiste affinché il seppellimento del secondo neonato venga riconosciuto come soppressione di cadavere e che Chiara sia trattenuta in carcere per tutti i reati ipotizzati, inclusi omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere.
Un elemento chiave della richiesta della procura riguarda la capacità dei genitori di Chiara di vigilare efficacemente sulla figlia. Il GIP aveva ritenuto che gli arresti domiciliari fossero adeguati, considerando il controllo familiare. Tuttavia, la procura contesta questa decisione, sottolineando che i genitori di Chiara non si erano accorti di nulla durante le gravidanze nascoste, mettendo in dubbio la loro capacità di garantire un controllo efficace. Un aspetto incredibile di questo caso è il fatto che Chiara Petrolini è riuscita a nascondere due gravidanze, una nell'agosto dello scorso anno e un'altra nel maggio 2023, senza che nessuno, compresi i genitori, il fidanzato e gli amici, se ne accorgesse. Questo solleva interrogativi su come una giovane donna possa celare delle gravidanze in modo così efficace e quali fattori possano aver contribuito a tale segretezza. Secondo le indagini, Chiara avrebbe partorito da sola, lontano da occhi indiscreti. I genitori, inizialmente indagati per permettere lo svolgimento degli esami medico-legali, sono stati successivamente scagionati. Tuttavia, la procura continua a spingere per una revisione delle misure cautelari adottate. Un altro elemento inquietante della storia è la testimonianza dell'ex fidanzato di Chiara, che ha dichiarato di non aver mai sospettato nulla. In un'intervista, ha raccontato di non aver notato alcun cambiamento fisico o di comportamento in Chiara, descrivendola come una persona normale senza segni di gravidanza. Il giovane ha affermato che, se avesse saputo dei bambini, non si sarebbe tirato indietro e che crede che Chiara possa aver agito per paura del giudizio degli altri. Questa dichiarazione apre un ulteriore capitolo su come le pressioni sociali possano influenzare le azioni delle persone. Il caso di Chiara Petrolini è tutt'altro che risolto. Mentre attendiamo la decisione del Tribunale del Riesame, molte domande rimangono senza risposta. Com'è possibile che una giovane possa nascondere una gravidanza e partorire in segreto? Quali fattori psicologici e sociali possono aver influenzato le sue azioni e come si muoverà il sistema giudiziario per affrontare una situazione così complessa? Per comprendere appieno le motivazioni dietro le azioni di Chiara Petrolini, è essenziale considerare i possibili fattori psicologici e sociali in gioco. La capacità di nascondere due gravidanze e partorire in solitudine suggerisce una situazione di profondo isolamento emotivo e psicologico. Questo potrebbe essere stato alimentato da paura, vergogna o una percezione distorta del giudizio altrui. Un'analisi più approfondita della salute mentale di Chiara potrebbe fornire indizi preziosi su cosa l'abbia spinta ad agire in questo modo. Inoltre, il contesto familiare e sociale in cui viveva potrebbe aver giocato un ruolo significativo. La pressione sociale e le aspettative familiari possono, in alcuni casi, portare a comportamenti estremi e autodistruttivi. Il sistema giudiziario ha ora il compito di determinare la giusta misura cautelare per Chiara, bilanciando la necessità di protezione della società con i diritti dell'indagata. La decisione del Tribunale del Riesame sarà cruciale per determinare il corso del processo. La Procura di Parma ha chiaramente espresso la sua posizione, richiedendo una custodia più restrittiva per garantire che Chiara non possa eludere la giustizia o influenzare eventuali testimoni. Nel frattempo, il caso continua ad attirare l'attenzione del pubblico e dei media, mettendo in luce le sfide che il sistema giudiziario affronta nel trattare situazioni di estrema delicatezza e complessità, indipendentemente dall'esito giudiziario. Il caso di Chiara Petrolini solleva questioni importanti su come la società affronta temi di salute mentale, segreti familiari e pressioni sociali. È un promemoria della necessità di un sistema di supporto più robusto per individui che potrebbero trovarsi in situazioni simili, affinché possano sentirsi sicuri nel cercare aiuto senza temere il giudizio. Inoltre, questo caso potrebbe portare a una revisione delle prassi investigazioni in situazioni familiari complesse, dove la dinamica interna può celare segreti devastanti. Le autorità potrebbero considerare l'implementazione di strategie più efficaci per individuare segnali di disagio psicologico e sociale, prevenendo così tragedie simili in futuro. Il caso di Chiara Petrolini non è solo una storia di cronaca nera, ma un riflesso delle complessità umane e delle sfide che affrontiamo come società nel riconoscere e affrontare i disagi che si nascondono sotto la superficie delle apparenze quotidiane.
Mentre il sistema giudiziario lavora per fare giustizia, è fondamentale che come comunità ci impegniamo a creare un ambiente in cui simili tragedie possano essere evitate attraverso comprensione, supporto e dialogo aperto. Continueremo a seguire da vicino questo caso, fornendo aggiornamenti e analisi mentre emergono nuovi dettagli. Grazie per essere stati con noi oggi e per il vostro interesse in questa complessa vicenda. Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti. Nel complesso e inquietante panorama del crimine, il caso di Igor Sollai, un 43enne della tranquilla cittadina di San Sperate, emerge come un mistero avvolto da accuse, dichiarazioni di innocenza e prove che continuano ad accumularsi. Incarcerato nella casa circondariale di Uta, Sollai si trova al centro di un'indagine che ha sconvolto l'intera comunità e oltre. Dalla sua cella, Sollai ha recentemente inviato una missiva ad Andrea De Ida, il fratello della vittima, Francesca De Ida. In questa lettera, Sollai ha ribadito la sua innocenza, chiedendo un incontro con Andrea una volta che questa intricata vicenda sarà finalmente conclusa. La corrispondenza è stata percepita come un tentativo di comunicare direttamente con la famiglia della donna, forse nel tentativo di convincerli della sua posizione o, almeno, di gettare un'ombra di dubbio sulle accuse mosse contro di lui. Le indagini hanno avuto inizio il 30 maggio, quando Andrea De Ida ha denunciato la scomparsa di sua sorella. Sin da subito, le dichiarazioni di Igor Sollai, marito di Francesca, sono apparse sospette. Egli sosteneva che Francesca si fosse allontanata volontariamente, una versione che non ha convinto né la famiglia della donna né gli investigatori. L'intera vicenda ha preso una piega tragica quando i resti di Francesca sono stati scoperti il 18 luglio, nascosti in un borsone nelle campagne tra Sinai e San Vito, nei pressi della vecchia strada statale 125. Le indagini non si sono fermate alla scoperta del corpo. Gli esperti del RIS di Cagliari sono tornati più volte nell'abitazione della coppia a San Sperate. Qui, i precedenti sopralluoghi avevano già rivelato abbondanti tracce di sangue, un elemento che ha fortemente incriminato Sollai. Durante il più recente sopralluogo, gli investigatori hanno raccolto ulteriori reperti e sequestrato documenti che potrebbero fornire nuovi indizi cruciali. Sul posto erano presenti anche gli avvocati della difesa di Sollai, Carlo De Murtas e Laura Pirarba, insieme al legale della famiglia De Ida, Gianfranco Piscitelli. La presenza di rappresentanti legali da entrambe le parti sottolinea l'importanza e la complessità di ogni passo investigativo in questo caso. Nei giorni a venire, l'attenzione degli investigatori si concentrerà su ulteriori accertamenti tecnici. Verranno esaminati sia il furgone che la Volvo utilizzati da Sollai, veicoli che potrebbero contenere prove decisive. È degno di nota il fatto che Sollai avesse venduto la Volvo, raccomandando all'acquirente di sgrassarla bene, un suggerimento che potrebbe implicare il tentativo di eliminare prove compromettenti. Parallelamente, gli inquirenti procederanno con le analisi dei dispositivi informatici sequestrati, tra cui il cellulare di Sollai. Questi dispositivi potrebbero rivelare dettagli cruciali sulle comunicazioni e sui movimenti di Sollai nel periodo successivo alla scomparsa di Francesca. Il caso di Igor Sollai rappresenta uno dei più complessi e controversi attualmente sotto indagine. Mentre Sollai continua a proclamarsi innocente, le prove raccolte sembrano raccontare una storia diversa. La comunità, intanto, attende con ansia la risoluzione del caso, sperando che la giustizia faccia il suo corso e che la verità, qualunque essa sia, venga finalmente alla luce. La vicenda non è solo un dramma familiare, ma una finestra su come le indagini moderne affrontano i misteri del crimine, bilanciando tra prove forensi e dichiarazioni personali. Nel tranquillo comune di Parabiago, un omicidio inquietante ha sconvolto la comunità e ha catturato l'attenzione della cronaca nera italiana. Al centro di questa vicenda c'è Adilma Pereira Carniero, ribattezzata dai media come la mantide di Parabiago. Secondo gli inquirenti, Adilma è accusata di aver orchestrato l'omicidio del suo compagno, Fabio Ravasio, avvenuto il 9 agosto scorso. In quello che inizialmente era stato considerato un tragico incidente stradale, il figlio di Adilma, Igor Benedito, ha cercato di difendere la madre dalle accuse mosse contro di lei. Igor,
che ha problemi di tossicodipendenza, è stato interrogato dal pubblico ministero Ciro Caramore, il quale guida le indagini. Secondo quanto emerso, Igor era alla guida della Opel nera di proprietà di Adilma quando ha investito mortalmente Revasio. Nonostante le prove schiaccianti, Igor ha dichiarato di non aver avuto l'intenzione di uccidere, ma solo di ferire Revasio. Tuttavia, la dinamica dell'incidente, con l'auto che si è diretta frontalmente contro la vittima, rende difficile credere alla sua versione dei fatti. L'intuizione del pubblico ministero Caramore è stata cruciale per scoprire la verità dietro la morte di Fabio Revasio. Non convinto dalla versione iniziale dell'incidente, Caramore ha richiesto ai carabinieri di Legnano di esaminare le riprese delle telecamere di sorveglianza nel raggio di 10 km dal luogo dell'incidente. Questa decisione ha rivelato la presenza dell'Opel con una targa contraffatta, ricondotta proprio ad Adilma. Le intercettazioni telefoniche hanno giocato un ruolo determinante nel caso. In una conversazione captata dagli inquirenti, Adilma discuteva con i suoi complici del piano e delle modalità per far sembrare l'incidente un errore di Igor. Le parole della donna, in cui suggeriva di far passare Igor come unico responsabile, sono state una prova schiacciante contro di lei. Massimo Ferretti, uno dei presunti complici e amante di Adilma, è stato tra i primi a confessare il piano, contribuendo ulteriormente a incrinare la difesa di Igor. Ad aggravare la posizione di Adilma c'è il suo passato oscuro. La donna ha già seppellito due mariti prima di Revasio. Il primo fu assassinato in Brasile, mentre il secondo, Michele Della Malva, morì durante un permesso premio dalla prigione, inizialmente catalogato come infarto. Il decesso di Della Malva si è poi rivelato essere causato da un'overdose, avvenuta mentre era con Adilma. Questo precedente ha sollevato forti sospetti sulla sua responsabilità. La prossima settimana, il 7 ottobre, Adilma comparirà davanti al pubblico ministero Caramore, con le accuse di premeditazione già mosse nei suoi confronti. La donna rischia l'ergastolo. Il caso della mantide di Parabiago non solo mette in luce una serie di crimini efferati, ma solleva anche interrogativi sul comportamento manipolatorio e sulle relazioni pericolose che hanno caratterizzato la vita di Adilma Pereira Carniero. Questo caso complesso e ricco di colpi di scena continuerà a tenere col fiato sospeso non solo i residenti di Parabiago, ma anche l'intera nazione. In attesa di vedere come la giustizia italiana affronterà questa intricata vicenda. Nel mondo del crimine, alcuni eventi lasciano un segno indelebile nella comunità, e il caso del 17enne coinvolto nell'omicidio di Maria Campai è uno di questi. Questa storia intricata e tragica si dipana in una piccola comunità del Mantovano, dove un atto di violenza brutale ha scosso la tranquillità locale. Il giovane accusato, un 17enne appassionato di arti marziali miste, ha attirato l'attenzione mediatica non solo per il crimine di cui è imputato, ma anche per la sua presenza sui social media. Un post su Instagram, dove il ragazzo posa davanti a uno specchio in palestra mostrando i muscoli, è stato oggetto di discussione. La didascalia Brian Moser accompagna la foto, un nome che per molti potrebbe non dire nulla, ma che per i fan della serie TV Dexter evoca il personaggio del serial killer noto come Extra Killer. Questo riferimento oscuro e inquietante potrebbe fornire uno sguardo nella psicologia del giovane, suggerendo una possibile fascinazione per figure violente e criminali. Il Tribunale per i minorenni di Brescia ha convalidato il fermo del giovane, accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Maria Campai, 42 anni, è stata trovata morta nel giardino di una villetta a Viadana. Una settimana dopo la sua scomparsa, la scoperta del corpo ha portato a un'intensa indagine da parte delle autorità locali, culminata con l'arresto del ragazzo. Durante l'interrogatorio al tribunale, il giovane ha risposto alle domande degli inquirenti, ma le informazioni al riguardo restano riservate. Le forze dell'ordine, inclusi i RIS di Parma, stanno conducendo un'indagine approfondita. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio possibile per comprendere il movente e le circostanze esatte dell'omicidio. La premeditazione, riconosciuta dal giudice per le indagini preliminari, aggiunge un ulteriore livello di complessità al caso. La comunità attende con ansia ulteriori sviluppi, cercando di capire come un giovane possa essere coinvolto in un crimine così efferato.
L'autopsia sul corpo di Maria Campai, programmata per domani pomeriggio, sarà cruciale per chiarire le cause della morte. Questo esame potrebbe fornire nuove prove che potrebbero influenzare l'andamento del processo. Mentre l'indagine continua, emergono domande pressanti. Cosa ha spinto un adolescente a compiere un atto così violento? Quali influenze o esperienze potrebbero aver contribuito a questo comportamento? Questo caso solleva importanti questioni sulle influenze culturali e sociali sui giovani di oggi. La fascinazione per figure criminali e violente nei media può avere un impatto significativo su menti impressionabili. Inoltre, il ruolo dei social media nel plasmare le identità e i comportamenti dei giovani non può essere sottovalutato. La comunità, le famiglie e le istituzioni educative devono riflettere su come prevenire che tali tragedie accadano in futuro, promuovendo un dialogo aperto e supporto per i giovani in difficoltà. In conclusione, mentre il sistema giudiziario cerca di fare giustizia, il caso del 17enne Maria Campai rimane un potente promemoria della complessità della natura umana e delle sfide che la società moderna deve affrontare nel prevenire la violenza e promuovere la sicurezza comunitaria. Un tempio fiato. Due persone. C'è due. Ma come la possiamo dire? C'è due. Al sesto di vedere. Sì, che li portiamo. Certo. Ci facciamo tutto. Noi organizziamo e vediamo su una roba della Madonna. Ci vediamo di tempo. Ti rifugierà infatti. C'è da stare attenti, ascoltami una cosa. Io sono una persona sincera. Il furbo assai. Non ho capito, se si sente rubato, manca un attimo che la settimana è piaciuta fare 10 con 6 e questo si sente rubato. Io capisco che c'è una sorta di verità che va oltre il patto da parte di chi ha altro di giovani, che li espressa anche i miei. Però se me c'è da capire un po' tutti noi, la regatturiente, la direttiva, questa roba qua, è super palese, che c'è un patto di non vigilanza che va avanti da un sacco di anni, ma non è sempre stato sicurato. Ho avanti da un sacco di anni perché siamo tutti ragazzi seri, ragazzi per bene, ragazzi in gamba. Forse questo è il momento più storico. Esattamente. Questo con rispetto c'è amicizia. Funziona. Va comunque a pendolare le persone, è uno che vedi. Io l'ho capito come ha fatto, lascia fare a noi, tu fai quello che devi fare, cioè mandare via i tuoi paesani. Ognuno ha i obblighi, ognuno ha i doveri sul lavoro. Siamo con la mentalità giusta di Lucas. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.